Oggi vediamo come migliorare la capacità del linguaggio suggestivo in un modo molto semplice. Se dovessi consigliare un libro a tutti gli psicologi, direi senz'altro Il linguaggio del cambiamento di Paul Watzlawick. Questo lo disse Michael Jabko, grande esperto di ipnosi e depressione, nella prima intervista che gli feci sul mio sito Lo studio dello psicologo, dove divulgo la terapia breve a tutti quanti. Il libro in questione aiuta proprio a capire la potenzialità del linguaggio e della comunicazione suggestiva applicata alla psicoterapia. E perché è così importante? Perché, come ci ha insegnato Pascal, il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce. E come ci ha insegnato Milton Erickson, per toccare il cuore bisogna parlare il linguaggio del cuore. E il linguaggio del cuore qual è, se non quello dei poeti? Devi quindi studiare poesia e recitare l'infinito ai tuoi pazienti? Anche no. Devi però riuscire a condensare tutta una serie di significati attraverso un linguaggio che non sia quello della ragione. D'altronde i matematici non hanno mai affascinato nessuno, a meno che non fossero degli schizofrenici con la faccia di Russell Crowe. Il linguaggio suggestivo e più in generale la comunicazione suggestiva si rifanno all'uso di parole e di comportamenti che aiutano a indurre delle idee, dei contenuti mentali e delle azioni che non passino da un'attenta critica della coscienza. Questo può esserci molto utile per aiutare la persona a collaborare in quelle situazioni in cui le è un po' difficile farlo, ma è anche utile ad altri scopi, ad esempio a farla sentire capita e ascoltata, o a smuovere emozioni e sensazioni non smosse da spiegazioni cognitive. Mi sembra di capire che col suo comportamento lui ti fa sentire una delle tante cortigiane. Questa è una frase molto più incisiva di una spiegazione razionale del comportamento di un fedifrago. Come migliorare la comunicazione suggestiva? C'è un allenamento molto semplice da fare che ti dico in questo video. Non ti darò delle tecniche. Ce ne sono talmente tante, potenzialmente infinite, e talmente tanti libri sull'argomento che riassumerle in un video è banale e impossibile. Però un allenamento posso suggerirlo. È davvero semplice, pure la sua efficacia è incredibile. Se applicato con costanza, questo allenamento permette di iniziare a migliorare la capacità suggestiva di chiunque. Una delle cose più comuni da fare infatti nel linguaggio suggestivo è quello di proporre delle metafore per far sentire l'altro compreso, per fargli creare avversione verso certi comportamenti disfunzionali, per veicolare dei significati che sarebbe troppo difficile o sconveniente far passare in una maniera razionale. Saper utilizzare al momento giusto una metafora ti torna utile in un sacco di situazioni. Come fare a diventare bravo a utilizzare la metafora giusta al momento giusto? Semplice. Prendi un'agenda o un quadernino che dovrai portare sempre con te. Tutte le volte che senti o leggi una metafora suggestiva, prendi e appuntala. Scrivila per bene e se vuoi appuntati chi l'ha detta e il riferimento a cosa. That's it. Tutto qui? Tutto qui. Ma perché è utile? Perché questo allenamento, per quanto semplice e alla portata di tutti, permette di aumentare la tua attenzione verso quel tipo di linguaggio. E questo porta a due benefici. Il primo è quello più ovvio, ti ricorderai scrivendole una serie di metafore e questo arricchirà il tuo bagaglio delle metafore pronte all'uso da utilizzare in determinate situazioni. Ma soprattutto così facendo direzionerai con costanza la tua attenzione verso quel tipo di linguaggio, con il risultato provare per credere di aumentare la tua prontezza ad utilizzarlo quando necessario. È un espediente semplice che è caratteristica peraltro degli espedienti migliori. Io lo uso, ecco qua, la mia agenda e lo trovo sempre utile. Quindi non hai decisamente scuse, anzi se vorrai potrai condividere qui sotto nei commenti le metafore che vai in giro a sentire, ascoltare, che ti sei appuntato e poi alla fine potremo addirittura pensare di identificare un vincitore migliore, quello che propone le migliori metafore, metaforicamente parlando.